Ciao ragazze e ragazze, qua Kenan The King nel mio canale. Eccoci di nuovo, tornati con un nuovissimo video, il 33esimo episodio del nostro Road to Triplete su Football Manager 2015 con la nostra incredibile squadra che nell'ultimo episodio, fuoco e fiamme col Chievo, ben 6 gol di una maniera proprio assurda, incommentabile dal punto di vista negativo, solo complimenti alla mia squadra, tranne che ho subito, va bene, un piccolo dettaglio, e poi la bellissima vittoria col Cagliari con tutte le riserve. In rimonta veramente spettacolare. Oggi, prima partita con l'Inter in trasferta, non sarà semplice, ma noi cercheremo di dare il massimo, il 100%. Facciamo gestire a Landucci le istruzioni, 4-5-1 classico, con il nostro punta Morata al posto di Tevez, che non segna neanche a porta vuota, stile Robinho. I 5 di centrocampo, Arnold, Vidal, Pogba, eccetera, eccetera. E i 4 di difesa, con ancora Chiellini ai box per infortunio, al suo posto Palanta, non perdiamo altro tempo, iniziamo subito la partita. Royo mettila bene in mezzo, Arnold per Pogba, Danilo, per favore mettila bene in mezzo, Danilo, perché se ne spacco il culo, Morata, oddio. È successo, oddio, un rimpallo incredibile! E Morata entra con tutta la palla dentro la porta, 1-0, scuote la rete e corre verso i tifosi. Chissà quanti ce ne saranno, 2, 3.000, 4.000, 5.000, non me ne frega un cazzo, 1-0. Segnato Morata, Alvaro, il falco. Royo, Morata, oddio, Pogba, Pogboom, Asamoah, Griezmann, tira bene, gol, 2-0. E questa è la Juve che voglio, 5 minuti. E già bombardati completamente. 0, e ripeto, 0-2. Griezmann, Antoine, Courtois, spazza, spazzala bene però, grazie, Pogba. Ah, prende Kovacic, Icardi. Guarda, attenzione a chi la passa, non ti sa! Morata sbaglia! E lo sapevo, ragazzi. Andanovic spazza, però, che se no facciamo notte. Icardi, no, ragazzi, marcate. No, raga, non potete farvi passare. Adesso, cross goal. No, Dio! Madonna, che parata ha fatto Courtois! Irreale! Mamma mia, Courtois! Santo subito! Mamma mia, peccato non l'avesse fatta la stessa cosa col Palermo quando ci ha pareggiato Icardi, gol, lo sapevo. Io parlo troppo, Marco. Troppo bello per essere vero. Icardi, 16° gol di stagione. Mamma mia, Icardi, bomberone. Baye, no, raga, non ci posso credere. Cioè, raga, due tiri, due gol. No, 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 oddio. Partitaccia di merda. Vantaggio 2-0, completamente recuperati. Non so chi cambiare. Uno tra Royo e Balanta. Devo cambiarlo perché stanno entrambi facendo puzza. E per sapere chi devo cambiare, oltre a Landucci che dà le istruzioni individuali, diamo un commento alla difesa dicendo che non mi sono piaciuti. E vediamo chi reagisce. Ah, tutti carichi. E vabbè, allora facciamo così. Li teniamo in campo per adesso ed eventualmente li cambiamo nel secondo tempo. Perché la continuano a dare a Courtois? Cioè, Courtois è il portiere. Non è l'attaccante, è il portiere Courtois. Oddio, che cosa ha fatto Courtois? Guardate, Ranocchia prende tutti. Oddio, Morata che recupero ha fatto. Arnold, oddio, Arnold, Pogba. Pogba, che cosa ha fatto Pogba? No, mi spiegate che cross era questo? Griezmann, almeno tu dammi questa gioia che non me la darà mai. Ranocchia, ragazzi, prende tutto Ranocchia di testa. Alto 25 metri, prende tutto lui. Griezmann ancora. Arnold al 6. Pogba! No, dai, c'è sempre qualcuno in mezzo al cazzo. Sempre. Sempre. Su sto gioco di merda c'è sempre qualcuno della squadra avversaria che vi para il tiro. Sempre. Che sia il portiere o il difensore. Griezmann ancora. Royo! No! Se mi segnano le 3-2 mi incazzo. Se mi segnano le 3-2, ragazzi, mi incazzo. Va bene, Marrone recupera palla per Tevez. Dai, Tevez. Che ti ho dato questi minuti per poter, insomma. Oddio, Griezmann. Vidal sulla fascia, non ha l'ebola. Va bene, Arnold. Mettila bene in mezzo. Arnold, Romulo! No, Romulo, cosa ha fatto? Finisce la partita. Una partita schifosa. Una partita proprio che. Io vorrei spaccare il monitor. Proprio
proprio vorrei distruggere, perché è stata una partita del cazzo. Una merda incredibile di partita, rimontati, fatti, strafatti. Cioè, veramente, io non so che cosa dire. Una partita da schifo. Cioè, le statistiche adesso, che cosa dicono le statistiche? Vediamo. Cioè, sono proprio curioso di sapere. 11, 17, 52, 48. Cioè, le statistiche dicono che la partita è stata più equilibrata di quel che effettivamente è sembrato. Ma onestamente, da quello che si è visto, tra le azioni e tutti i commenti sotto, cioè, io ho dominato. Invece, le statistiche dicono di no. Speriamo che questa sia una partita un po' più fortunata. Non sarà semplice quando la Fiorentina è in trasferta, ma ce la possiamo fare. Tanto c'è delle istruzioni. Sono tornati tutti, tranne Chiellini, che ancora ne avrà per un bel po'. Eh sì, la difesa dovrebbe essere quella che dovrebbe adesso giocare meglio, visto che è stata il mio tallone d'Achille nella partita con l'Inter e che insomma ha permesso il recupero del doppio vantaggio mio. E Morata è sempre fisso in attacco perché ormai Tevez lo vedo spacciato e forse quest'estate dovrò fare un serio cambio di puntaforte. Ma devo ancora decidere. E centrocampo non tocca nulla, nel senso che centrocampo comunque gioca bene, a volte fa meno di quello che potrebbe fare, a volte gioca per come deve giocare. Griezmann, tiralo bene sto calcio di punizione, tiralo bene, invece no, Samoa, un lag incredibile, non ci credo, raga, palo, palo. L'ho vista tipo 2 secondi dopo era il palo perché c'è un lag assurdo, ma nulla cambia che un palo proprio di quelli. Beh, tutta la sfortuna a me oggi. Rossi, ok, Griezmann recupera, Pogba. Pogba a Griezmann. Griezmann, non all'Ebola. Passatela in fascia, passatela in fascia. Perché, Madonna, che tiro fa Griezmann. Sono veramente frustrato e deluso dall'episodio di oggi. Proprio qualcosa che non potete immaginare perché è brutto quello che sto passando in questo momento. Proprio delusione di quelle pazzesche. Cioè, io non so che cosa fare. Non so assolutamente io che cosa devo dire, se devo dire qualcosa. Cioè, vabbè che l'ha detto Landucci, giusto? Però io non so neanche che cambio fare. Perché? Perché sono tutti quanti, cioè, sono tutti merda praticamente. Tutti. Nessuno escluso. Pogba 7, perché magari è stato quello che ha cercato di muovere, va bene. Ma il resto niente, tutti impalati a guardare il cielo, le stelle. Cioè, se loro volevano farsi una vacanza, magari stare al chiaro di luna a guardare le stelle, magari me lo dicevano prima, io mettevo le riserve come ho fatto col Cagliari, e loro non li facevo giocare, me lo dicevano prima, se dovevano stare lì al campo con le braccia conserte a non fare un cazzo. Me lo dicevano prima. Pogba, Asamoah, ragazzi, sfruttate le fasce, che io le fasce sfruttate non le ho viste ancora. Mettile in mezzo. Mettila in mezzo, Morata, Morata, fallo, rigore! E vabbè, rigore poi non me ne danno, quando me ne danno li sbaglio. Va bene, ok. Danilo, ancora. Arnold, vai avanti e butta il cross. Niente, raga, Arnold non vuole buttare il cross. Pogba ad Arnold. Vidal, ragazzi, solo per vie centrali. Forse dovrei dire di sfruttare le fasce, perché noto che non le sfruttano. Oddio, Griezmann fuori. Solo da fuori area tiro nel momento di cambiare qualcosa nelle istruzioni. Giustamente ho detto alla mia squadra di sfruttare le fasce e di lanciare il pallone in aria. Il problema è che lanciare il pallone in aria non significa questo, significa che dovete usare le fasce e poi buttarle in aria. Stanno facendo dei cross a minchia dentro l'aria senza sfruttare le fasce, cioè solo attaccando al centro, facendo sti passaggi di merda. Cioè, ragazzi, mi sto incazzando veramente. Già mi sto incazzando. Cioè, butto. Se pareggio questa partita, butto un grido. Che ovviamente taglierò. Guarda che schifo! Asamoah, Griezmann, la palla ce l'ho sempre io. Il problema è che non segno. Asamoah, non tirare. Ma perché tirano? Ma secondo quale motivazione? Attenzione, calcio d'angolo. Asamoah, batte. Asamoah, Royo. Royo, no, la palla rimane lì, Royo! No, dai, non ci. No, no, è irreale! No, no, non esiste questa cosa. Non esiste. Altro calcio d'angolo di merda. Royo.
fatto, Royo? Ma dai, i miei giocatori sono ubriachi! I miei giocatori sono ubriachi! Vi rendete conto? Sono ubriachi i miei giocatori! Ma come lo devo vincere questa partita? No, la do io, aggressivo, non me ne frega un cazzo! Aggressivo! Non me ne frega nulla! Non ci sono scuse per non aver vinto, cazzo! Poi sto gioco di merda! Veramente, raga, che schifo, ragazzi, io lo odio questo gioco. Ragazzi, vi do un qualcosa. Raga, 26-2 i tiri. Fotte sega il possesso, 8 tiri in botta su 26, che già è un motivo di bestemmia. Ma addirittura 26 tiri e neanche un gol. C'è le bestemmie. Ragazzi, ve lo dico col cuore, non compratevi mai questo gioco originale, perché non vi darà mai una soddisfazione. O comunque vi darà soddisfazioni che nel complesso non valgono i soldi che spendete per questo gioco. Non compratelo, o al limite compratelo quando proprio sta uscendo il successivo. Tipo questo qua costa 10 euro. Cioè, a meno che non ha 10 euro di prezzo, non compratelo, perché non vi conviene. Ragazzi, ve lo dico con tutto il cuore, non compratevi mai questo gioco. Piuttosto scaricatevelo e giocatelo, perché proprio sto gioco non ne vale la pena, perché fa schifo. Specialmente dal 2014 in poi, è programmato malissimo, perché bene o male quelli di prima erano meglio programmati. Invece no, quelli dal 2014 in poi è fatto male, uno schifo. Football Manager 2015 rispetto al 14 cambia solo il database, per il resto è la stessa identica merda. Sono abbastanza incazzato per questa merda di Football Manager che organizza male le partite e mi fa avere 200 occasioni e neanche un gol. Allora a questo punto meglio, preferisco di gran lunga non avere neanche un'azione e pareggiare. Senza neanche un'azione significa non che magari fanno gli altri qualcosa e non faccio nulla, proprio che una partita piatta, senza niente. Preferisco quello, ma non voglio assolutamente, perché mi fa incazzare una roba del genere, che io faccio 50 tiri e neanche un gol, perché è proprio una cosa irreale. Fortunatamente il Napoli ha perso col Milan, quindi ho rosicchiato un punticino, ma chiare un punticino alla volta non ci farà sicuramente vincere lo scudetto. Quindi quello che serve è concentrazione, costanza e soprattutto tanta, tanta fortuna, quella che almeno in questo episodio ci è mancata. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella!